affrontate in commissione, perché la relatrice ha ritenuto opportuno affrontare questo tema in aula. È vero che in Comitato dei Nove, visto che ci sono stati presentati degli emendamenti, si è affrontato il tema della norma transitoria. Ma noi abbiamo questo come ultimo punto del provvedimento all'articolo 2. Quindi se pausa si deve fare, la si fa all'ora di pranzo per il Comitato dei Nove, perché noi in questo momento siamo nelle condizioni tranquillamente di andare avanti e di iniziare a votare il provvedimento, iniziare gli emendamenti all'articolo 1 che non incidono assolutamente per nulla rispetto a quella relazione, che io non ricordo affatto che sia stata fatta, diciamo, una comunicazione formale su questo. Ma visto che c'è questa esigenza, in pausa pranzo si può tranquillamente convocare il Comitato dei Nove, perché c'è tutto il tempo a disposizione per poterla verificare prima di arrivare al voto sulle norme transitorie. Allora, prego, deputato Palese, poi Corsaro, prego. Sì, grazie signora Presidente. Per chiarire quello cioè che è emerso ieri durante la discussione e l'esame di questo provvedimento, nella Commissione Quinta, nella Commissione Bilancio, cioè che per impegni istituzionali del Presidente Boccia ho dovuto cioè presiedere io. Cioè, il rappresentante del Governo ha formalizzato, cioè a domanda specifica del collega Guidesi, ha formalizzato all'interno della Commissione e era stata già istruita dagli uffici della Commissione Bilancio tutta l'istruttoria in riferimento a copertura finanziaria e quantizzazione che era emerso rispetto ai dati che sono stati proposti, con una relazione tecnica depositata nella Commissione c'è bilancio che riguardava in parte il riferimento all'Istat e da parte del Ministero del Lavoro. Per questo motivo poi sia il rappresentante del Governo ha dato parere favorevole e sia poi la Commissione si è espressa a maggioranza in riferimento a questo. Quindi io invito formalmente la Presidenza a che lei facesse immediatamente far pervenire all'Aula, in allegato a quel parere già espresso dalla Commissione Bilancio, le note del Ministero del Lavoro che fanno riferimento specifico alla norma transitoria. Grazie. Grazie. Deputato Corsaro, prego. Presidente, come recita la pagina 108 del resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 ottobre, cioè la giornata di ieri, lei ad un certo punto, nel tentativo di uscire da un'impasse dalla quale non trovava soluzione, ha testualmente dichiarato: la Presidenza non ritiene che questo provvedimento sia di eccezionale rilevanza. Ora, io sotto il profilo politico sono talmente tanto d'accordo con lei che non capisco perché il Parlamento debba trattare di un argomento di questo genere, tanto irrilevante esso è. Ma il dato vero